Zona Cesarini. Le 21:08 minuti, buonasera, buonasera da Maurizio Ruggeri. Il posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie B. Frosinone e Regina, con la voce di Francesco Repice. Primo match point per la promozione in Serie A della squadra di Fabio Grosso. Andiamo da Francesco Repice per Frosinone e Regina. Si chiude qua la 35ª giornata del campionato di Serie B. Siete collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, il posticipo della 35ª giornata del campionato di calcio di Serie B. Dopo il pareggio di oggi tra Bari e Cittadella, il Frosinone deve vincere fino a questo momento. Sta sfruttando il match point, siamo al 38esimo, Frosinone in vantaggio per 1-0 sulla Regina grazie alla rete di Borrelli al 31esimo sulla cross di Cotali che arrivava da destra. È stato bravissimo il numero 90 di incornare direzionando la sfera in diagonale lì dove il portiere della Regina non poteva assolutamente arrivare. Colombi bravo poc'anzi ad opporsi alla conclusione al volo dello stesso Cotali con i pugni. Il terreno è veramente molto molto insidioso, reso tale dalla pioggia che sta cadendo incessantemente praticamente dalla mattinata di oggi. Ora il gioco è fermo, c'è un giocatore del Frosinone a terra all'interno dell'area di rigore della Regina, ci sono anche le proteste del tecnico giallo-azzurro Fabio Grosso. Dalla parte opposta c'è Pippo Inzaghi, due giocatori che ricorderete nel 2006 ci hanno regalato il campionato del mondo in Germania con la vittoria in finale con la Francia ai calci di rigore e quello decisivo tirato proprio dall'attuale tecnico della formazione di casa, la formazione capolista. All'inizio della partita, poco prima dell'inizio della partita, sono stati due capitani, Lucioni per il Frosinone e Lo Iacono per la Regina, a deporre una corona di fiori nel posto, nel seggiolino occupato dal fratello del presidente Maurizio Stirpe, Curzio Stirpe, che si è spento pochi giorni fa prematuramente ed improvvisamente. Mentre attenzione che l'arbitro va a vedere qualcosa al video richiamato dalla VAR, c'è stato un contatto all'interno dell'area di rigore della Regina in un cross che proveniva da destra e della Frosinone, un'azione di attacco che si era spenta, sembrava senza eccessivi pericoli da una parte e dall'altra. Poi un giocatore del Frosinone, potrebbe trattarsi di caso, che è finito a terra, si è a lungo lamentato, c'è la rabbia della panchina della Regina con qualcuno che ha scaraventato un pallone lontano, Pippo Inzaghi che facendo a tutti di calmarsi, il signor l'arbitro della partita di casa, il signor Frontera della sezione di Bologna, che dice di aver capito tutto, di aver visto, e dice che si tratta di calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Frosinone. Siamo al 40esimo minuto. Nel corso del primo tempo il contatto in area è stato evidentemente punito dopo aver visionato il VAR da parte del direttore di gara con la punizione, la massima punizione, quella di 11 metri, e c'è un cartellino rosso. Anche un cartellino rosso, si mette malissimo per la Regina, anche un cartellino rosso, la Regina che dovrà giocare da qui alla prossima fine di questa frazione di gioco e per tutta la partita, sostanzialmente tutto il secondo tempo, in 10 uomini, è sotto anche di un gol, deve subire questo calcio di rigore per un fallo, ma è ovvio che si tratta di un momento molto molto particolare della partita. C'è il calcio di rigore in favore della Frosinone e che potrebbe andare al raddoppio, c'è sul dischetto, vedremo chi si avvicinerà sul dischetto adesso per tentare la trasformazione di questo tiro dagli 11 metri che vorrebbe poter significare il 2-0 in favore della Frosinone e quindi con una vittoria appunto la possibilità di essere promosso in Serie A già da stasera. È ovvio che tutta la città è pronta a festeggiare, c'è il numero 94, si tratta di Roberto Insigne, pronto a calciare con il sinistro alla destra della nostra postazione, maglia giallo-azzurra per il Frosinone, la rincorsa da parte di Insigne con il portiere della Regina che ballunzola sopra la linea di porta calpestando la linea di gesso tentando in qualche modo di irretire l'attaccante del Frosinone. Tira in rete, ha raddoppiato il Frosinone, siamo al minuto 42 nel corso del primo tempo, cambia ancora il parziale al Benito Stirpe per il delirio della palla frosinata, per il delirio di tutti i giocatori, di tutta la panchina del Frosinone. 2-0 per la formazione di casa, per la squadra di casa, con Lucioni che esulta stringendo i pugni mentre ci sono ancora proteste, quelle di Pippo Inzaghi, e anche nei suoi confronti è estratto il cartellino rosso. Un momento molto molto difficile per la Regina che è già in 10 uomini.
uomini e già sotto di due gol c'è stata l'assegnazione di questo calcio di rigore, un calcio di rigore che il VAR di fatto è andato ad assegnare alla formazione giallazzurra, visto che l'arbitro è andato a sincerarsi di cosa fosse accaduto all'interno dei 16 metri della formazione Amaranto. Dopo il contatto tra Caso e un avversario, ha deciso il direttore di gara, dopo aver visionato il monitor a sua disposizione, mentre è stato Cionek che è stato espulso, quindi per il fallo ai danni di Caso, dicevamo, con l'ausilio del VAR è arrivata la segnazione di questo calcio di rigore, è arrivato il cartellino rosso per Cionek, è arrivato anche quello per proteste, rosso sempre all'indirizzo di Pippo Inzaghi, il tecnico della Regina. Il parziale dice che il Frosinone è avanti per 2-0 sulla formazione calabrese, il Frosinone conduce per 2-0 in vantaggio anche di un uomo vede di fatto la Serie A, potrebbe essere questa la terza promozione nella massima serie per il sodalizio guidato da Maurizio Stirpe, ma insomma è una società che gode peraltro di un impianto di proprietà, uno stadio, quello dal quale vi parliamo, gentili ascoltatori, il Benito Stirpe, appunto intitolato al papà del presidente, è un gioiellino. Sono 16.000 spettatori stasera su 44.000 abitanti, quelli della città di Frosinone, insomma grande passione in questo capoluogo della ciociaria, in cui ovviamente il pallone, il calcio recita un ruolo molto molto importante. Dunque per Martina Trevisan ha accorciato le distanze alla Regina, chiediamo scusa a Maurizio Ruggeri, la Regina ha accorciato le distanze proprio con Hernani, entrato da poco in campo all'inizio della ripresa. Siamo al sesto minuto nel corso del secondo tempo, ora il Frosinone conduce sì ma per 2-1 con una sola rete di vantaggio rispetto alla squadra Amaranto, una bambola in area di rigore del Frosinone con i difensori giallazzurri che hanno lasciato scorrere il pallone verso la corsia di sinistra, ben posizionato dobbiamo dire Hernani, con il piattone destro ha cercato il palo più lontano trovandolo nonostante lo sforzo della portiere Turati, il pallone si è insaccato alle sue spalle ed ora la nuova situazione vede al sesto minuto del corso della ripresa il Frosinone in vantaggio sulla Regina per 2-1, ovviamente adesso la Regina cerca di coprire gli spazi moltiplicando gli sforzi, visto che l'inferiorità numerica riesce a conquistare il pallone, Strelez prova ad andare via un avversario, non al secondo, Lucioni che lo ferma, rimane lì Mazzitelli, il cross in mezzo dalla parte opposta, Caso in area di rigore, Caso sinistro, il terzo gol del Frosinone esattamente al minuto 12 nel corso del secondo tempo. Giuseppe Caso di giustezza col piede sinistro, con il piatto accarezzando il pallone sull'assist di Mazzitelli, è riuscito a creare la traiettoria giusta, quel diagonale, a disegnare la corsa del pallone verso la porta di Colombi, impossibilitato ad intervenire anche in questa occasione, la terza della partita. Il Frosinone ora in vantaggio per 3-1, la rete di Giuseppe Caso al 12° minuto, manca ancora molto alla fine della partita, ma è una partita, è una sfida, gentili ascoltatori, che sta regalando continue emozioni, potrebbe regalarne ancora, ma è evidente che l'entusiasmo al Benito Stirpe sta raggiungendo il diapason, perché con questa vittoria, se dovesse effettivamente diventare tale, il Frosinone sarebbe promosso per la terza volta nella sua storia in Serie A, un cammino, quello della società del sodalizio capitanato da Maurizio Stirpe in questi ultimi anni, sicuramente invidiabile, visto che come ho detto ci sono state tre promozioni in Serie A, visto che in altre occasioni con i playoff, con le finali playoff, ma anche con diciamo così promozioni svanite all'ultimo momento per una casualità, insomma un cammino di tutto rispetto per questa società tra le più solide del nostro calcio, compresa anche la Serie A, con una presidente che sta facendo di tutto per la propria città, sta facendo soprattutto la gioia dei suoi tifosi, costruendo anche uno stadio, un gioiello, ripetiamo, il Benito Stirpe. Repice. Il Frosinone è andato vicino alla quarta marcatura ancora con Caso, che è stato innescato in azione di contropiede da Insigne dalla corsia di destra, è arrivato al limite dell'area, ha provato a scagliare un tiro preciso sotto la traversa, ha mancato però la mira, spedendo il pallone ben oltre la traversa appunto della porta difesa dall'estremo difensore appunto della Regina, Simone Colombi. Ora Insigne ha la possibilità di andare in campo aperto, punta proprio a Bois, si avvicina al limite dell'area, mette palla sulla sinistra, evita l'avversario, si muove Caso, riceve il pallone, partito fra botti, nere rigore, cross dalla parte opposta, c'è il tentativo in scivolata di Borrelli col pallone che finisce sul fondo, non è riuscito il numero 90 a direzionare la sfera
alle spalle di un Colombi che sembrava definitivamente fuori casa su questa azione in contropiede della squadra giallazzurra. Pochissimi minuti alla fine di questa sfida, pochissimi minuti alla conquista della Serie A ad opera del Frosinone, ed ovviamente ora in tutto lo stadio si stanno alzando i vessilli gialloblu proprio a scortare la squadra di Fabio Grosso verso la fine della partita e verso la conquista della massima serie, un campionato condotto con grande autorevolezza dagli uomini in giallo-azzurro, perfettamente guidati, dobbiamo dire, dal loro allenatore che ha creduto fin dall'inizio alla conquista della Serie A. Ci sono gli applausi del pubblico del Benito Stirpe, ora proprio all'indirizzo dei calciatori. Evidentemente sono i minuti finali, sono i minuti vibranti, sono i minuti che concludono una stagione, come detto, vittoriosa, una stagione che ha dato la possibilità alla sodalizio Ciociaro di conquistare per la terza volta la massima serie, anche se però la partita non è finita. E ora la Regina che attacca con il traversone in mezzo, attenzione, Hernani, il colpo di Menez, la parata clamorosa da parte del portiere Tunati, che ha neutralizzato il tocco di piatto da parte del giocatore francese maglia numero 7. Si era fatto trovare scoperto il Frosinone e gridano i tifosi del Benito Stirpe, i tifosi del Frosinone: ce ne andiamo in Serie A. Effettivamente la Serie A è a un passo, il sogno si sta materializzando. Il Frosinone deve far passare pochissimi minuti senza correre rischi, cercando evidentemente di condurre in porto questa vittoria preziosissima. Liotti parte un cross con le spalle, ribatte con la schiena Sampilisi, contropiede per il Frosinone. A sinistra c'è Garritano che viene adesso pescato dai propri compagni. Garritano che si ferma, porta il pallone in orizzontale, vediamo cosa decide di fare saggiamente e di rosicchiare secondi. Sono 47 e quasi 30 sul cronometro, si andrà avanti fino al 49esimo. Ovviamente il pubblico del Benito Stirpe è in fibrillazione, tutti che si alzano, tutti che vogliono la fine della partita, tutti che vogliono vedere il Frosinone in Serie A. E in questo momento il Frosinone, in questi secondi, sta per vedere materializzarsi il suo sogno sta per diventare realtà, il sogno di una città, il sogno intero di una provincia, di un luogo incantato del nostro paese, la Ciociaria. Ecco ancora Garritano toccare il pallone all'indietro per Ravanelli, da questi ancora per Boloca, si fa vedere sul settore di sinistra Frabotta che riceve la sfera dalla compagnia di squadra, si ferma, 48 minuti sul cronometro, sta per iniziare l'ultimo giro di lancetta, sta per iniziare adesso la festa del Frosinone. Tutto il pubblico dello Stirpe in piedi, 44.000 persone, abitanti in questa città, 16.000 sono all'interno del Benito Stirpe, per dire dell'affetto incredibile che ha scortato la squadra di Fabio Grosso in questa stagione. Mani sui capelli, mani in testa per Turati, che non riesce quasi a rendersi conto, incredulo, per la meraviglia che sta per succedere da qui a pochissimi secondi, 30 per l'esattezza, la conquista della massima serie, la conquista della Serie A, all'altezza della panchina di Fabio Grosso, tutti in piedi, la prima promozione, il primo grande successo per il tecnico che fece gioire tutto il nostro paese, quel calcio di rigore, mentre attenzione c'è l'ultima possibilità per il Frosinone in area di rigore, cioè forse un atterramento secondo l'arbitro, la lascia proseguire il gioco, non si tratta di nulla, attenzione, fischietto in bocca, attenzione che siamo all'epilogo di questa partita, sono esattamente le ore 10 e 25 minuti di questo primo maggio del 2023, il Frosinone è in Serie A, la gente di Ciociaria può far festa, perché questo è veramente un appuntamento incredibile, centrato con il calcio che conta, alla fine di una stagione pazzesca in cui in pochi avevano dato credito alla squadra di Fabio Grosso, che invece è riuscita nell'impresa. C'è l'invasione di campo ovviamente pacifica del pubblico del Benito Stirpe, che vuole ovviamente festeggiare con i propri beniamini, che in qualche modo dovranno salvaguardare adesso magliette, pantaloncini, calzettoni, perché è altrettanto ovvio che tutti i tifosi del Frosinone andranno a caccia di un gadget giallo-azzurro, dei loro beniamini, impegnati nel raggiungere gli spogliatoi. È arrivata la vittoria, è arrivata la Serie A, è arrivata, ripetiamo, dopo una stagione trionfale, è arrivata dopo una partita condotta con grandissima autorevolezza, vinta per 3-1 a spese di una Regina che non ha mollato di un centimetro e che ora va a ringraziare i tifosi nello spicchio di stadio del Benito Stirpe, loro dedicati
dimenticato i vessilli amaranto che comunque continuano a sventolare nel cielo di Frosinone, nel cielo della ciociaria, evidentemente una regina che al di là delle sue difficoltà, e ribadiamo che la società che abbiamo di fatto ai suoi massimi, al suo vertice, contattato nella vigilia di questa partita, all'immediata vigilia di questa partita, ci hanno assicurato che hanno tutta l'intenzione di riuscire a risolvere la questione se gliene verrà data l'opportunità. Ci sono stati dei punti di penalizzazione e la regina potrebbe incorrere in altre penalizzazioni, ma vuole assolutamente portare a termine questo campionato, garantire che tutto potrà essere risolto e soprattutto lottare per i vertici del campionato di Serie B e per lottare per il salto in Serie A, così come gli sforzi del suo presidente hanno fino a questo momento lasciato immaginare e sognare la gente dello Stretto. Ma il momento della festa è quella della festa del Frosinone, dei tifosi del Frosinone che sono ormai in tantissimi in campo, tutti ad abbracciare i loro beniamini calciatori, tutti ad abbracciare Fabio Grosso. Il Frosinone ha battuto per 3-1 la regina, la successione nelle reti nel primo tempo al 31esimo, il colpo di testa vincente di Borrelli, poi nella finale al 42esimo il calcio di rigore realizzato da Insigne, l'espulsione di Cionek per il fallo su Caso, nel secondo tempo accorciato le distanze al quinto Hernani per la regina, il 3-1 è arrivato proprio con Caso dopo 7 minuti al 12esimo della ripresa ed è stato scortato fino al termine, fino all'inizio della festa che durerà per tutta la notte in tutta la ciociaria ed in particolare nel suo capoluogo Frosinone. Appunto, il Frosinone ha battuto la regina per 3-1, il Frosinone è in Serie A, la festa può continuare. Da Francesco Rebic, infine l'augurio di un buon proseguimento di serata.